venditore Amazon che mi ha permesso di testare un suo prodotto. Se non siete mai passati su questo canale, io sono Chiara, iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi alle mie pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati e per non perdere nessuno dei miei favolosi video. E sapete che io ogni tanto mi diletto anche nelle acconciature e con questo caldo avevo voglia di provare qualcosa che mi tirasse sui capelli senza dover impiegare 25.000 forcine, e grazie a questo venditore ho potuto testare uno dei suoi prodotti per i capelli, che si tratta di questo prodottino qua, che come vedete è molto molto semplice, ma è una fascetta per i capelli che ci permette di arricciare i nostri capelli creando uno chignone, quindi creando varie combinazioni di acconciature. Il venditore si chiama Bestidy e lo potete trovare su appunto Amazon. Giù ovviamente nell'info box vi lascerò tutte le informazioni per andare direttamente sul sito di Amazon e sul link di Amazon e poter acquistare appunto questo prodotto. Il venditore mi ha appunto inviato questa confezioncina semplicissima dove all'interno appunto c'è il prodotto, che adesso ve lo mostro nel dettaglio, che è questa fascettina, come potete vedere, di capelli. Ovviamente penso che siano sintetici, non sono veri, però sembrano veri, quindi sono carinissimi. È questa fascettina fatta di capelli appunto di varie colorazioni, cioè sia tendente al biondo che tendente al nero, e io ho scelto ovviamente questa tendente al marrone cioccolato perché era quella che riprendeva un pochino di più il mio colore naturale, che serve appunto per arricciare i nostri capelli in un perfetto chignon. All'interno della confezione, tra l'altro, ci sono delle schedine che vi permettono di vedere i vari utilizzi di questo accessorio e le varie forme che potrà prendere il vostro chignon appunto con questo accessorio. Come potete vedere c'è proprio la spiegazione dettagliata, e anche sul davanti troverete tre figurine che vi mostreranno come è utilizzabile. Io ho deciso di fare però un'acconciatura molto carina e molto estiva, secondo me, che potesse essere utilizzata anche per occasioni un po' speciali e che si distanziasse un pochino da quelli che sono gli chignon normali e convenzionali, e quindi di mostrarvi l'utilizzo di questo favoloso attrezzino, di questo favoloso accessorio per i capelli appunto, in una maniera un pochino diversa, un pochino più sofisticata e un pochino più elegante, dato che di solito l'estate, lo sapete, è il periodo dei matrimoni, ce ne sono veramente tantissimi, tra l'altro io ne ho uno a breve, e questa era una delle acconciature che mi piacerebbe fare per quel matrimonio, quindi spero davvero che vi possa piacere, che vi possa essere utile. Io direi di lasciarvi subito al tutorial del video e farmi vedere come ho realizzato questa favolosa acconciatura estiva. Perfetto, quindi per prima cosa vi elenco tutte le cose che servono per realizzare questa acconciatura. Ovviamente ci servirà il nostro accessorio, che è questo, adesso ve lo apro bene, così. Poi ci servirà una spazzola come questa, che è comodissima perché non spezza i capelli, quindi io vi consiglio sempre di prendere delle spazzolettine come queste, un pettine come questo che ha, come vedete, la punta di precisione in modo tale da poter suddividere i nostri capelli, delle mollettine come queste, un elastico piccolino come questo, un elastichino come questo molto molto piccolo, che è quello appunto per le trecce, un olio per i capelli per disciplinarli, e una lacca forte. Allora, per prima cosa andremo a sezionare una parte dei nostri capelli e andremo a spostare la nostra riga, grazie al pennellino di precisione, da sinistra verso destra. Quindi portiamo i nostri capelli, cercando di essere più precisi possibili, verso destra, formando appunto una riga laterale, in questo modo. Quindi andiamo a pettinarla. Successivamente andremo a pettinare tutti i nostri capelli, evitando quindi di avere nodi o comunque di avere dei capelli indisciplinati. Quindi andremo a spazzolare bene tutti i nostri capelli. E una volta che li avremo spazzolati bene, andremo ad applicare sopra un olio appunto disciplinante. Io ho questo della Oro Fluido, che sapete utilizzo sempre, che mi è stato regalato da una mia amica e adoro. Quindi andremo a prelevare un goccino d'olio, lo andremo a riscaldare tra le mani, così, e lo andremo ad applicare
proprio all'inizio della cute fino alle punte. Una volta che avremo disciplinato bene tutti i nostri capelli, andremo a prendere sempre il pennellino di precisione e andremo a sezionare la parte iniziale della nostra cute, dei nostri capelli, prelevando pochissimi capelli, proprio una porzione di capelli, e pettinando indietro la restante parte. Quindi andiamo a pettinare questa sezione e con questa sezione, da questa sezione ricaveremo tre piccole ciocchette che andremo ad intrecciare tra di loro verso il basso, e piano piano ogni volta che intrecciamo andiamo a prelevare una piccola ciocchettina solo dalla parte interna e mai dall'esterno, in questo modo. Quindi facciamo le tre ciocchine e andiamo ad incrociare verso il basso. La prima volta intrecciamo normalmente, dalla seconda volta andiamo a prelevare dei capelli dal basso, delle piccole ciocchettine, e andiamo ad intrecciare, mi raccomando, solo dal basso, mai dall'alto. Una volta che sarete arrivati all'inizio dell'orecchio, andiamo a fermarlo con il piccolo elastichino apposito per le trecce. Quindi andiamo a fermarlo e tiriamo in modo che aderisca bene alla testa. A questo punto andiamo a prendere la restante parte dei capelli e la portiamo verso destra andando a pettinarla con il pettine. Una volta che l'avremo pettinata bene, andiamo a prendere il nostro elastichino piccolino e andiamo a creare una semplicissima coda. Stringiamo bene e adesso andiamo a dare un po' di volume ai nostri capelli cotonandoli, quindi facendo un movimento, prendendo le ciocchette dei capelli e facendo un movimento verso l'alto in modo da cotonare i nostri capelli per bene e dargli volume. Quindi andiamo un po' a cotonarli. Arrivati a questo punto, utilizziamo quindi il nostro strumento e andremo a inserire i nostri capelli, la nostra ciocca, la nostra codina di capelli, proprio in mezzo fra le due parti del nostro strumento. Quindi andiamo a inserirlo. Lo facciamo scivolare verso il basso fino alla fine quasi dei nostri capelli e qui andiamo a arrotolarli verso l'alto. Andiamo a clippare le due parti e le portiamo verso l'interno formando il nostro chignon. A questo punto, come vedete, lo chignon non è preciso, quindi andiamo a semplicemente spostare i nostri capelli in modo tale che venga coperta la parte magari in evidenza del nostro attrezzo, e abbiamo creato il nostro mini chignon. A questo punto, dopo averlo creato in modo, come avete visto, semplicissimo, possiamo andarlo a definire un po' meglio pettinando proprio magari i ciuffetti che rimangono fuori all'esterno. E se come me magari avete un ciuffetto come questo di capelli, perché magari avete i capelli scalati, che non vi piace, che rimane a penzoloni, potete o decidere di arricciarlo, potete decidere come me di ruotare il ciuffetto che vi rimane fuori laterale verso l'esterno, così, e semplicemente andarlo a fermare con una mollettina. Prendere ovviamente il nostro chignon ancora più elegante e più raffinato. Andiamo prima di tutto a riprendere il nostro olio,
a versarne pochissimo sulle dita, a riscaldarlo e a dare ancora più disciplina al nostro chignon, se ci piace disciplinato, altrimenti se volete un effetto un pochino più selvaggio, un po' più wild, potete comunque lasciarlo libero, ma a me piace molto disciplinato lo chignon. Quindi andiamo a passare proprio il nostro olio sul capello, sullo chignon e anche sui ciuffetti magari laterali che vedete. Riprendiamo il nostro pettinone di precisione e andiamo proprio a definire ancora meglio i nostri capelli, a disciplinarli ancora una volta. E a questo punto non ci rimane che passare un bel strato di lacca come questa per definire ancora meglio il nostro chignon. E l'acconciatura è fatta. Bene ragazze, questa quindi era la mia acconciatura estiva anticaldo per eccellenza di quest'anno. Spero che vi sia piaciuta, è una acconciatura come vedete molto semplice da utilizzare veramente sia di giorno che di sera o anche per un evento. Secondo me è molto molto carina perché è molto sofisticata ed elegante. Fatemi sapere ovviamente giù nei commenti che cosa ne pensate, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, ma soprattutto se vi è piaciuto l'utilizzo di questo strumento che veramente costa pochissimi euro e subito vi permetterà di avere uno chignon perfetto, delicato e soprattutto anticaldo, dato che veramente quest'anno c'è stato un caldo pazzesco. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!